arrivata la signora Martani? È arrivata o no la signora Martani? Signora Martani, fra poco alle 20:15 era la signora Martani. Ma tu hai un debole per la Martani, secondo me. Debole. Cioè, alla fine ti piace la Martani, perché ogni volta vedo che la squadri, la Tocchini, ospite in questa trasmissione, non è che mi piace, vuol dire sì, mi piace. Però ci flirti un po' in qualche modo. Sei arrivato alla ragazzi, cacciatori, ci flirti in qualche modo. E anche lei, devo dire, è della filosofia mamma Piero me tocca me Piero, come si dice. Allora, sì, anche lei si strusciacchia. Poi diffondendo dice, no, fake news come al solito, no, diffondendo fake news. Mamma Piero mi tocca me Piero. Allora, anti-animalisti, anti-vegani, cacciatori, si riuniscano qui da noi, si riuniscano ma qui da noi. Ma anche la Martani del Debre stasera? Ma naturalmente, amico mio. Ma c'è una compagnia, Andrea da Torino, la Andrea compagnia da Torino. Di giro, cioè Andrea proprio, da Torino, vai. Andrea, dimmi. Pronto? Vedi, mi scrivono, hai ragione, gli piace la Martani, scrive Simone, ma ciao. Non voglio dire il cognome. Andrea da Torino, perché... che palle che siete. Ciao Bruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, l'istrice si prende, si attacca per le zampe di sotto, gli si fa scolare tutto il sangue, gli si dà un occhio, maconiglioli. Stupendo. Poi gli si leva le spine che le vengano via meglio. E poi bravo. Comunque lo devi spellare, devi levare il pelo, perché sotto le spine c'ha anche il pelo. Sì, giusto. Lo devi scuoiare. Sì. E quando lo scuoi fa un po' effetto, che c'ha gli orecchi come cristiani, madonna. Ragazzi, quando l'ho fatto una volta mi ha preso male. Sembra un bambino, quando non ha più nulla nel rosino, e sembra un bambino, Maremma. Questa è la ricetta dell'istrice, come si cucina l'istrice. Non mi piace l'istrice, non ho mai mangiato. All'inizio l'ho fatto in onore della signora Martani, che è qui, Daniela Martani. No, mi hai colto bene, vero Bruciani? Ti ho accolto con la mia solita grazia, cara Daniela, con la mia solita classe. Questo è un malato di mente, chiaramente. Ma non è un malato di mente, è una persona normale. Voi secondo me avete una storia, posso dirlo? No, che cioè, ma non è possibile. Secondo me tu gli piaci. Innanzitutto è impossibile. La Martani, secondo me tu posso dire che è una bella ragazza, ma non è assolutamente, non possiamo avere una storia perché io mangio la carne. Beh, lei, con i carnivori non ci parlo. Ci parli. Secondo me siete due porcellini. Però non puoi, non potresti nemmeno baciare un carnivoro. Ma non è che io non posso baciare il carnivoro, deve essere un carnivoro che poi però cambia, capito? Cioè, secondo me avete già avuto una storia. Ma non è vero, non divulgare siete queste falsità perché non sono vere. Ma scusa, secondo perché te tu la guardi con bramosia. ma come fai a vedere gli occhi, Parenzo, che c'ha gli occhiali da sole? Che stai dicendo? L'ho visto l'altra volta che abbiamo fatto l'esterna della zanzara, che ti guardava con bramosia. Ma io, a parte che io posso guardare con bramosia molte donne, posso guardare con bramosia. Figurati, ti posso dire, Parenzo, se diventasse vegano magari un pensierino si potrebbe una anche fare. Una bottarella gliela vorrei dare. La condizione per la bottarella almeno. Ma che bottarella? Io non faccio le bottarelle. Sì, o non storia fai bottarelle. O niente. Ma non dire cazzate, tu non ti sei mai fatto una scopata che è finita lì. No, non dire cazzate. Adesso la Martani sostiene una cazzata pazzesca. Tutte le donne nella loro esistenza hanno avuto, tu quanti anni hai, scusa Daniele? 46. Ah, 46 anni, sei arrivata a 46 anni e non ti però, sei mai fatta una botta. Ma e no, via. Ma no, non ti sei mai fatta una sveltina. Ma lo volo. Vuoi capire perché? Lo perché? Te lo spiego perché, vuole, ci vuole l'amore, l'affetto. Ma no, perché le donne la prima botta non vengono mai, capito? Quindi come non sono più piacere. Ma la verità è difficile arrivare al punto G. No, all'orgasmo. Diciamo. All'orgasmo, sì, che c'entra questo però? È perché quella cosa là arriva perché col tempo. Perché tu vuoi l'orgasmo? Perché se non c'è l'orgasmo non va bene. Ma che me frega di scopare con te se comunque non posso perdere me. Ma no, te in generale. Cioè, o proviamo piacere entrambi oppure niente. Ah, tu dici, siccome è difficile arrivare all'orgasmo con una botta e via, certo. Allora dici che lo faccio a fare. Certo. Ma ti sarà venuto nei confronti di qualche persona, ti sarà venuta la cosa, questo me lo voglio scopare, questo stasera me lo voglio fare. No, non mi viene questa cosa questa qua. Cosa non ti è viene. È sempre legata un po' al sentimento, ma ti dico che la maggior parte delle volte, le prime volte, è sempre una delusione, cioè vai a casa scontenta, dici ma che cazzo là l'ho fatto, ma potevo pure evitarmela. Beh, allora l'hai fatto, vedi. No, nel senso che poi dopo con le persone che tu frequenti. Cioè tu non hai mai fatto, non ti sei mai fatto una persona che dopo non hai più visto mai. Ma no, difficile una botta e via, cioè, no. Ma magari l'altro non mi ha più voluto vedere, ma io non ce l'ho questa idea, capito? Io sono un altro tipo di donna. C'è un altro tipo di donna tu. Che vuole, diciamo, ma io frequento un sacco di tipi di donne, che c'è. Io non ho capito, ma dunque tu non concepisci l'idea di una botta e via, cioè proprio non la concepisci. No. Vuoi la storia, sì, tu vuoi la storia. La storia, la frequentazione, quello che ti pare, Cruciani. Per esempio, Vissani, te lo faresti duro come Vissani? Ma ti prego, signor
favore, dovrebbe perdere almeno 150 kg. Perché tipo è sì. il tuo uomo ideale, cara signora Martelli? Adesso perché la devi portare? Ma vabbè, così. L'ideale, vabbè, è chiaramente una persona piena di valori, piena di etica. Non leghista, diciamo, sicuramente. No, assolutamente leghista, no. Leghista, no, vegano. I leghisti sono pro caccia, pro allevamenti intensivi, pro distruzione fascismo, dell'ambiente, sono proprio il peggio del peggio. Il peggio del peggio. Dunque, peggio del peggio. Leghista no. No, assolutamente no. Vegano sicuramente, vegano. Beh, diciamo almeno aspirante al veganismo. Aspirante vegano, almeno una domanda se la deve fare, diciamo. L'uccello ecco. Come ce lo deve questo cristiano? Vabbè, ma dai, quello è importante, importante fino a un certo punto, dai, nelle dimensioni medie. Quelli troppo grossi mi spaventano. E mini dotato pure, no? Mini dotato. Beh, mini dotato. Mi dispiace per loro, ma non c'è tripa per gatto. Signor Mercù mi sa che è fuori cavo, come dice Lorenzo. Signor Mercù è fuori. Mercù è fuori in generale, ma facciamo sentire Bissani che cosa ha detto ieri sui vegani. Figurati dai. Che avrà detto. Sentiamo comunque Bissani. Siete due porcellini. Io sono convinto che avete già combinato delle porcherie. Che coglioni. Ma non è così. Ma ci posso te lo posso dire su mia figlia. Te lo posso dire su mia figlia. Su mia figlia. Ma vedo i suoi sorrisini. Ma no, ma che succederà? Gioco e scherzo, perché è una donna di spettacolo di comunicazione. Succederà. Ma questo non vuol dire niente. Poi i suoi principi, i suoi ideali, che io avverso profondamente. Nel dietro le quinte del ma quale dietro le quinte? Che lì c'è cazzo. Ma io vi conosco. Dai, non dire cazzate. Bissani. Che i vegani li ammazzeresti tutti. Questo hai detto, è una frase un po' forte o no? Un momento di rabbia. Sì, ma perché sanno lo so, ma stanno rovinando. Sì, un momento di rabbia, ma stanno rovinando la nostra storia. Se voi ci levate questo, noi non potremmo cucinare niente. Ecco, forse possiamo cucinare cazzo. Allora, ma che cazzo sa di questo? Nei confronti di Bissani, che cosa provi tu? Ribrezzo. Primo perché è un grandissimo ignorante. Cioè, allora, è uno dei più grandi chef italiani. Conosce tutti i procedimenti per cucinare. Ma è uno dei più grandi conoscitori del territorio italiano, dei cibi, di ma che me frega, comunque non ha un'etica. Allora, dice che praticamente un cafone, sì, un cafone è un ignorante, perché dice che non potrebbe cucinare niente se non cucinasse animali. Ma che caspita sta dicendo? Allora, tutti i ristoranti stellati, anche vegani, che ci sono, fra l'altro qua a Milano c'è un ristorante stellato vegano, allora che cucinano niente. Ma tu a Natale che cosa mangerai, per esempio? Cose vegane, ma scusa, cosa mangerai a Natale? Ma scusami, un piatto di pasta con le olive, che ne so, la puttanesca, è vegano, cioè di pasta con le olive a Natale, certo. Oppure che ne so, ma che tristezza è? Ma che stai dicendo? Ma c'è il pesce a Natale, ma perché le lenticchie, a parte quello, poi ce ne so, con il panettone, la mangi almeno, le fettuccine, funghi e piselli con la panna vegetale, sempre i piselli, pensa, ma il panettone lo mangerà o no? Il panettone, ci sono quelli vegani chiaramente, poi che ne so, la bella lasagna vegana, non l'hai mai mangiata? Ma la cucino io, se vuoi. Il panettone si può mangiare o no? Il panettone, ma certo, vegano, ma scusami. Fermo, Francesco da Roma, che vuole Francesco da Roma? Francesco da Roma. Qui adesso facciamo uno contro tutti, poi devo parlare di un libro che ha scritto la signora Martani. Ha scritto anche un libro, Martani. Ha scritto un libro, anzi parliamone subito, va. Libro che si chiama, com'è che si chiama? Ecco la marchetta. Anti-influencer, allora, contro i nuovi persuasori del nulla, aspetta. Sì, vai. Massimo del Papa, Daniela Martani, tu ce l'hai con gli influencer. Sì. Gli influencer sono quelli là che, chi ha scritto questo libro? Quale casa editrice? Io e Massimo del Papa, che è un giornalista. Nessuna casa editrice. No, è autoprodotto. Autofinanziato. Autoprodotto. Noi siamo gli editori, noi siamo i divulgatori. Che nessuno lo voleva pubblicare, più che altro. Ma no, non è per quello. Comunque, per quello. Comunque volevamo avere la libertà di poter dire quello che volevamo dire. Ho capito, ma già la libertà, perché nessuno avete portato questo manoscritto preziosissimo. C'è Bagatta che mi dice perfetta la Martani, cioè per lui che è diventato vegano. Bagatta, ti piace? Sì, Bagatta? Vecchio maiale. È simpatico Bagatta, è diventato vegano. Ah, vedi, allora c'è speranza anche per te, Cruciani. Io non voglio, si è assicurato e Bagatta si è assicurato la vacanzina. No, comunque, capito, voglio dire, Bagatta te lo vorresti fare o no? Ma che ne so, non lo conosco, dovrei parlarci. Io non è che mi voglio parlare. Oh, ma già te l'ho spiegato. Allora, Guido, se vuoi ti posso combinare con la signora Martani qui, posso fare da intermediario. Magari dopo ce ne andiamo a cena. Allora, dunque, io voglio capire una cosa: perché ce l'hai con questi qua che fanno i quattrini scrivendo due cazzo di post su Facebook? No, allora, sono dei geni, secondo me. Ma che geni? Taylor Mega è un genio. Ma che genio? Allora, intanto io ce l'ho con gli influencer non etici, chiaramente. Perché il modello che propongono queste persone qui, soprattutto della Mega, Giulia De Lellis, Chiara Ferragni, Kim Kardashian, perché comunque è un fenomeno globale,
basato sulla futilità, cioè loro mettono le chiappe al vento, come Taylor Mega, solo per vendere delle cose, degli oggetti. E allora qual è il problema? Ma è un problema di eticità. Ma quale eticità? Quelli fanno solo dei geni. Quello mette il culo, vende il suo culo a un'azienda per dare 10.000 euro a posto. Ma sai, ma è una genialità. Lo faresti anche tu. Ma che genialità? Ma che genialità? Perché tu pensi che io lo potrei fare? Non lo faccio. Fallo, ma io lo voglio fare. Voglio proporre. Non neanche i libri. Ma che stai dicendo? L'abbiamo fatto noi. E deciso noi di non avere un editore. Allora, io dico dicendo? Una cosa, ragazzi, io dico una cosa, che se lei potesse per vendere un prodotto di un'azienda mettendoci il culo, lo farebbe domani mattina. Ma che stai dicendo? Tu pensi veramente che se domani a me una casa che ne so, produce pellicce, pellicce mi desse 50.000 euro per dire, te la metti? Ma pellicce no, perché tu sei contro. Non lo farei, scusami. No, scusa, Daniele, tu sei contro le pellicce, non lo faresti. Ma se ci fosse l'influencer dei vegani, la faresti, ad esempio? Tu certo. Sei già l'influencer dei vegani. Ma quello che voglio dire è che la popolarità, che poi non si capisce per quale motivo questi sono popolari, ma perché? Soltanto perché metti le chiappe al vento, le tette dalla Duzzo in televisione. Ma chi se ne frega, che cosa proponi? Ma che tipo di modello proponi? Ma che cazzo, il culo! Propongono il culo! Ma quanti culi ci stanno in giro? Scusami, cos'hai? Alcuni si fanno pagare, altri non si fanno pagare. Quelli che si fanno pagare sono dei geni. Questi sono geni. Ma che c'entra? Questi sono geni. Ma che geni di che? Poi si può discutere del fatto che un'azienda convenga o no. Scusami, loro guadagnano sulla ignoranza della gente, perché questi qua si arricchiscono. Chiara Ferragni, Taylor Mega, Giulia Delelli si sono arricchite grazie ai like di gente idiota. Le corna sottosviluppata, bene sotto, capito? Come sottosviluppate? Certo, ma pure loro sono sottosviluppate. Allora. Pure loro sono sottosviluppate. Ma loro propongono un modello sbagliato di però scusa, fermi tutti. Torniamo un attimo. Scusami, vogliamo dire che propongono un modello pubblicato. Torniamo al capolavoro testé pubblicato e che non ha trovato nessun editore disponibile che lo pubblicasse. Quindi da soli abbiamo deciso noi di farle così. Abbiamo deciso noi. Vabbè, torniamo al preziosissimo manoscritto sta smarchettando Cruciani. Torniamo al preziosissimo. Si può su tutti i Dove lo trovi? Dappertutto, Amazon. Ma dove lo trovi quello? Dove lo trovi? Questa è l'unica trasmissione in cui i libri vengono distrutti. Ma va a quel paese, va. Invece persone intelligenti che capiscono il senso di questo libro. Ma io sono resti in allegato con Libero, ad esempio, col giornale diretto da Feltre. Cosa? Io questo libro lo venderei con Libero? Perché no? Libero. Scusami, perché lo vedi? Comunque Feltri devi vendere. Feltri è amante degli animali. Ma magari lo leggessero tutti. Ci sono delle informazioni che non troverete mai sui giornali. Allora, però scusami, Daniele, perché i giornali sono compiacenti con questi influencer. Sì, ma io ho capito. Che cosa c'hai contro? Cioè, tu consideri la Ferragni una sottosviluppata? Ma non è quello, il discorso te lo sto dicendo. Allora, il modello che propongono di vita, di valori morali, è totalmente sbagliato. Ma perché indossano una pelliccia? Perché che ti frega che indossano la pelliccia? Ma anche per quello, ma io non ho mai visto, che ne so, un post della Ferragni che parla di problemi di ambientali oppure di diritti civili. Non ci sta. Ma non è obbligatorio. Ma come no? Tu hai 18 milioni di follower. Taylor hai la responsabilità. Ma che responsabilità morale nei Ma quelli devono fare i soldi e basta. No! Ma devono fare solo i soldi e basta. Ma che c'entra? Lo fanno sulle spalle alla faccia di quelli che vanno in vacanza alle Maldive, perché c'è gente che gli mette like, lo capiste sì o no? E allora? Cioè, mi stanno facendo il lavaggio del cervello proponendo dei modelli. Ma saranno affari loro. Ma quali sarebbero i modelli sbagliati? Comprare delle robe, il consumismo, che certo, è sbagliato il consumismo. Certo, sì, è sbagliato. Ma se non ci fosse il consumismo saresti in mezzo alla strada pure lei. Ma che me frega, cioè, io non ho bisogno di oggetti per essere identificata e apprezzata, capito quello che voglio dire? Scusami un attimo, ma Taylor Mega, che mostra altro che sfoggiare, fammi parlare, non fanno altro che sfoggiare vestiti di marca, borse di coccodrillo, pellicce, scarpe che costano migliaia di euro. A me che me frega, sinceramente. Ma è business, saranno casa. Ma che business? Non ci andare, non li guardare quei post. Fermi tutti. Gli devo squartare. Però è sempre. Comunque ha un fondo di dolcezza lui, veramente. Alla fine. Allora io non ho capito, ma tu hai denunciato Vissani per qualche cosa? Sì. Perché cosa? La frase chiave è che nemmeno le volanti mi fermavano più. Sì, nemmeno le volanti mi fermavano. Giustamente. Non lo sto dico. Hai denunciato Vissani? Sì, l'ho denunciato. L'ho denunciato perché durante una diretta radiofonica. Inutile Martani. Ma è inutile Parenzo, scusami. Inutile Martani. Mi scrive Vissani, ancora fate parlare la Martani, non vi ascolto più. Guarda, è una vergogna. Ma chi se ne frega meglio? È una falsa vegana, mangia.
mangia il pesce. Questo è il jacuzzi dello chef. Sì, è sì, una certo. falsa vegana, mangia il pesce. Certo. Ma, tu, ma veramente hai denunciato Pisani? L'ho denunciato, sì, l'ho denunciato. Ma perché durante cosa? Una, non ho capito. Perché durante una diretta un televisiva diretta televisiva lui ha spiegato come ammazza gli agnelli. Siccome è vietato che... dalla legge, non si può fare. Ma non è vero. E invece sì, è vero, non si può non fare. Ma non è vero. Ma, assolutamente. Ma non è che uno denuncia per un racconto. Intanto gli agnelli non possono essere ammazzati nel modo in cui li ammazza lui, ma vanno storditi per non far ritrovare dolore. Ma come lo definisci? Un pazzo, te? Come lo definisci? Un criminale, un assassino? Ma è un troglodita, è rimasto indietro, capito? Ma è uno dei più grandi chef italiani. Ma sei chi pazzo? Se ne può fregare di meno? Non mi interessa. Qua parliamo di evoluzione. Lui non è evoluto non per è evoluto, niente. Cioè no, un primitivo, Certo, assolutamente sì. A parte che la sua primitività è anche la sua forza. Nel parlare è un primitivo sicuro, questo è vero, insomma, lo sa anche lui. Però non parla, non sa parlare l'italiano. Ma dai, presto, ma sì, dai, non riesce a mettere a coniugare verbi. Cioè, dunque, ignorante, troglodita, assassino di animali. Certo. E poi che ha una conoscenza delle materie prime e della capacità di coltivare che è unica. Gianfranco? Sì. Ecco, ma, lo senti che ti ha detto questa qua? Vabbè, ma ormai ce le diciamo. Sì, non la dovete far parlare. No, ma non ti no, ma adesso io lo denuncio di nuovo. Ma denunciali. Ammazzatela. Cioè, io mi sono non hai ascoltato la trasmissione. Sei una porra strana. No, l'ho ascoltato e come? Ma sei cazzato? Io sono troppo. Ah, intanto non ti permettere, perché tu devi portare rispetto a una donna, chiaro? Ma veramente, fai schifo. Ma fai schifo tu, fai schifo tu. Ma fai schifo all'Italia, perché hai la vergogna dell'Italia, ma ti rendi conto? Sei schifo. Schifoso. Ma perché è arrabbiato così, maestro? No, ma ha ragione per essere arrabbiato, perché lei gli ha detto le peggio cose, troglodita, ignorante. Ma io gli ho detto stronzo, t'ammazzo, scusami, ma come ti permetti tu? Io ho spiegato come mio padre uccideva gli agnelli. No, no, tu hai detto come li uccido io, gli metto il coltello alla gola, il sangue deve scorrere lentamente, ma stai zitto, vergognati. Il mondo ebraico. Devi sapere, non me ne frega niente del mondo ebraico, capito? Si apre un altro capitolo. La portata del mondo ebraico. Pilla, non sei un cazzo. Ma no, senti, ma io non ho capito, ma permettete a no, ma scusa, no, lui ha spiegato. Le anni diventano pulite, birra. Lei... Ma questo l'ha imparato la mio padre. Ma certo, ma tu io mica l'ammazzo. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Evolviti invece di stare ancora a pensare alle tradizioni. Vabbè, ma stai zitto, ma io non ho capito, ma fate parlare a una persona che offende così una donna, vergognati. Ma non ho capito, però mi sembra un dibattito incivile. No, ma allora la cosa è questa, no, è molto semplice. Tu gli hai dato del troglodita, sì. Dell'ignorante. Non ti permettere tu, vergognati. Non alziamo i toni, però. No, dai, non si può accettare una cosa del genere, Giuseppe, attacca per favore. Scusa, attacco nessuno, perché non può parlare. Ma ho capito, ma che mi può dire che mi devono ammazzare? Ma stiamo scherzando. Ti vuole ammazzare sul serio, dai, su, ma è un modo di dire, ma che state a fare? Ma che sei ma matto? Che è un modo di dire? No, ma ti pare che vuole ammazzare? No. Quel... Ma ti permetti, parla bene, parla, non troglodita, un quintale, ma con chi cazzo stai parlando? Dai, con chi cazzo stai parlando? No, ma non ha senso litigare così, chiedetevi, ma scusa. Ma troglodita sei tu! Non sai manco che gli agnelli l'ha portato il mondo ebraico! Ma che c'entra questo? Ma che cosa c'entra? Ma che stai dicendo? Ma lo vedi che prendi fischi per fiaschi? Allora, parla del nulla assoluto. La parola ammazzarlo. Ma pirla! La parola ammazzarlo. Vabbè, non è accettabile questa cosa. Dai, avete basta. Ho mangiato il pane col miglioratore! Col miglioratore! E ho estratto il pancreas del maiale per tutta la vita! Allora, l'avete mangiato fino adesso? Ma che stai dicendo? Che non mangio carne da 30 anni? Ma smettila, sono viva e vegeta. Ma vai a dimagrire, va, che sei obeso. Sì, ma tu invece te la fatti nel culo. Ma smettila, no, va. Questa è un'altra cosa. No, maestro, scusa un attimo, Gianfranco, la cosa fondamentale. Paolo Ruffini, un vissani morigerato. Sì, non si può, dai, maestro. No, Gianfranco, dai, veramente. No, Gianfranco, non si può aggredire così una signora. Ma scusa, quella gli ha detto troglodita. Ma che c'entra? Ma troglodita, ignorante, le peggio cose. Non puoi mettere troglodita con t'ammazzo, stronza, scusa. Come ti ma come ti permetti tu? Io non ti ho chiesto niente. Allora, Bissani, c'è una cosa fondamentale però. La parola ammazzare ovviamente non la dice. Io lo conosco Gianfranco, certamente non lo dice. No, lo dice sempre, in tutte le trasmissioni dice che i vegani devono essere ammazzati. A me hanno denunciato i cacciatori perché ho utilizzato questa parola. E a lui che bisognerebbe fare. Ma non lo dice sul serio, mica ti vorrebbe ammazzare. Ma non mi interessa, non me ne frega niente. Non lo deve dire pubblicamente una cosa del genere. Solamente vergognare. Ma vergognati tu, che proponi ancora un modello che comprate in giro, te lo ripeto ancora. Ancora? Ma che mi frega? Sì. Io non manco lo mangio. Aspetta, il pane.
c'è il miglioratore. E che cos'è? Sviluppo al pane e per dare questo equilibrio. E ce lo mettono tutti. È un estratto del pancreas del maiale. Ma io non mangio pane, ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? No, tu no. Sì, secondo te mettono degli ingredienti dentro al pane che non sono... I bambini vengono portati in ospedale perché... Con questo vegano. Ma che caspita stai dicendo? Stai zitto, che manco sai le cose. Ma quanti bambini di che? Ma sono tutti obesi, i bambini italiani. Cioè il paese più obeso d'Europa. Ma stai zitto. Scusa, Gianfranco, vogliamo dire una cosa. Che quando proponi tu è sbagliatissimo. Vogliamo dire una cosa: che quando tu dici aspetta il tuo ristorante, Gianfranco, scusa, così gli fai assaggiare. Ma non ci metto piede, manco pagata oro. Ma non ci metto piede. Ma chi ci vuole venire? Ancora che dici che non sanno cosa cucinare i vegani? Ci sono fior fior di ristoranti vegani in tutto il mondo. Ci sono... ma sta rimasto indietro, caro mio. Ma che cazzo? Dai, Cruciani, no. Io mi mangio la lingua, che è buonissima. Mi mangio la lingua. Dai, adesso me ne vado. No, che vai, la lingua. No, leva sta roba, levala. La lingua, oh, c'ho fame, posso mangiare la lingua. Giuseppe, di lei sta roba. Ma la lingua, qual è il problema? La lingua. Adesso non essere contro quelli che mangiano la carne. E poi devo dire no, una cosa. No, tu lo fai apposta Bissani, per provocarmi. La lingua è stupenda, la lingua è buonissima. Gianfranco, com'è la lingua? Non è stupenda la lingua? Madonna mia, che schifo. È la cosa più buona. Che schifo. Diciamo però una cosa, ma Gianfranco. Ma te l'hai vista roba? Prima di lasciarti. E la metto nella coratella. Quando tu dici ammazzare qualcuno, diciamolo che non lo dici sul serio, diciamolo, sennò la gente non lo capisce. No, io non lo dico. Mamma mia, ma cosa mangi? È maleducato mangiare in un mondo, però. Che sapeva che cosa stavamo dicendo. Io parlavo di 50 anni fa, quando le mani unte, che schifo. Mio padre vedi, ti fa schifo pure a te, Parenzo. Ma no, mi fa schifo uno che mangia in onda. No, quando tu dici ammazzare la Martani, non è che dici... Ammazzare la Martani. Ma non c'è sta roba, per favore. Dai, cazzo, abbi un po' di rispetto pure per me. Lava la bocca aperta. Su, forza, dai. Su. Mastica con la bocca aperta. Sta ferma, che mi togli la lingua? Mi togli? Tieni un po' di lingua. No, dai, lava un po' sta cosa. Ciao, Gianfranco. Ciao, ciao, Gianfranco. Ciao, ciao. Ma non posso mangiare la lingua, dai. Lava sta roba. Ho fame. Fammi mangiare la lingua, no. Mi piace la lingua a me. Dai, levala, guarda, la butto. Ma no, ma ho finito. Tutte le mani unte, tutte le mani unte. Mi piace la lingua. Adesso, ma, se non, vuoi insistere, ma non si mangia con la bocca aperta. Volete insistere? Volete insistere? Mangio la lingua, così, guarda. Ecco qua. Mamma mia. E tu dici che lui potremmo essere fidanzati, ma manco morta, che guarda. Scena, ma manco morta. Allora, ma non per la lingua in sé, ma perché uno che mangia in onda. Allora, che qui devo fare un test, però. Un test piedi. Tira fuori il tuo piede. No, vattene a lavare le mani perché c'hai puzzi di lingua. No, non lo tocco il piede. Vai, tirami fuori il piede. Che un attimo, test piede, fermo. Vabbè, senti. Vai, tirami fuori il piede. Vabbè. No, premetto che a me non me ne frega niente, io non vado dal podologo e quindi oggi mi sono dovuta mettere uno smalto di due colori qui sopra, eccoci qua. Fermi mamma tutti, mia, fermi tutti. Il piede della 24 guarda della lei, lingua. Guarda. No, ora devi controllare proprio. No, dai, però, su. Cruciani, levati sta cazzarola di mano. No, è la mano con la lingua. Allora, il piede è leggermente. Leccalo, bravo, il giusto, piede. Bravo. No, lecco il piede, non leccale posso. Leccale il piede. No, non posso. Ti autorizza, leccaglielo. No, posso. Dai, che sporco e ti piace. Leccale il piede. No, anche no, Ruffini no, lo no, dice. Che Paolo Ruffini dice amore. Vedi, Paolo Ruffini che ci segue in diretta. È amore il grande Ruffini. Grande ma che amore? Ruffini. Ma manco pagata ora. Paolo ma ti Ruffini prego. Dice amore. Ma leccale che devi il fare? Piede. Non leccale il piede. No, ti ordino da Roma di leccarle il piede. È un piede. Un piede. Aspetta, fammi dire che tipo di piede è. Però fammi vedere un attimo. Vabbè, l'hai visto. Tiralo su un attimo. Inquadralo bene. Tu gira lecca dietro, ma è la radio, non è la TV. Sì, appunto, gira dietro. Non si vede. Allora, il piede greco è un tipo di piede dove l'indice supera la luce e lunghezza. Sporco, è elegante e affusolato, tanto da essere chiamato piede da modella. Secondo la podomanzia, le dita affusolate indicano ambizione e prepotenza. Vedi, piede, ho sbagliato lavoro. Tipo di piede dove l'indice supera la luce e lunghezza. Allora, l'indice supera la luce. Sì. Vedi, prima la lingua, ora il piede, scrive Ruffini. Forza, leccale. Anzi, sì, però non mi toccare che puzzi il piede con la lingua che hai mangiato prima. Schifo, allora schifo, l'indice è un piede greco, dunque giudizio sui piedi della Martani, devo dire con le dita un Martani. Po' corte, però non è male il piede. L'indice supera leggermente la luce, il voto però è nettamente positivo, possiamo avvicinarci addirittura all'8 direi. Addirittura. Con questo piede, sì, perché è un piede molto, molto bello, è regolare. Adesso si rimetti i calzini, fammi vedere l'arco sporchi. Un attimo, l'arco mamma un attimo, i calzini sporchi purtroppo non ce li ha, magari posso mamma dire sporco questo piede, invece profuma, che cazzo ti devo dire. Vabbè, mi sono fatta la doccia prima che di venire schifo, qua, che orrore, scusami. Invece doveva puzzare sto cazzo di piede. Ma come? Allora così torna, è un arco, mamma
grande. Cioè, leggermente intanto lo tocca. Ecco, certo, intanto lo tocco, per valutarlo lo tocco. Per valutarlo lo tocco. Ma guarda, non mi fate idee strane, perché io con uno che si è mangiato la lingua in diretta davanti a me, ma manco pagata. Guarda, me l'ha confermato Paolo Ruffini. Ma che cosa? Due porcellini. Sì, vabbè. Paolo Ruffini capisce un cazzo. Sa tutto Ruffini. Non capisce un cazzo. Si è appena lasciato. Si è appena lasciato con la sua fidanzata. È stato appena lasciato, probabilmente per motivi che sappiamo, per motivi di tradimenti vari con la sua fidanzata. Com'è che si chiama? Com'è che si chiama Diana? Diana del Bufalo, probabilmente per motivi, per motivi comunque di tradimenti, voglio dire, seriali, di tradimenti seriali di Paolo Ruffini. Di Paolo, ma figuriamoci, una persona integerrima come Adinolfi. Però scusami, Ripa di Meana, che fu una delle prime, diciamo, ambientaliste, anche animaliste, aspetta, ambientaliste animaliste, vado via, vi saluto, diceva una cosa, diceva una cosa, diceva l'unico pelo che indosso è quello sulla figa, no, ti ricordi, si metteva col pelo. Anche tu sei di questa partita o no? Assolutamente sì. Cioè, tu c'hai il pelo della figa? Ma certo, io sono della vecchia scuola. Non mi piace la cioè, non ti piace la rasatura? No. Cioè, tu sei, sono della scuola Marina Ripa di Meana. Non solo questo, non solo questo. Ma devo anche dire... anche le ascelle? No, le ascelle no. Però devo dire che, per esempio, a me non, cioè, io mi rado solo e esclusivamente quando ho degli incontri, cioè quando so che devo uscire con un uomo, altrimenti non lo faccio. Ma totalmente oppure solamente no, i lati? No, i no, lati. No, totalmente ma chi mai. Se non ne frega, so. Ma chi, cioè, se solo quando riuscivo, fai la scenetta solo quando sì, ma in questo periodo di austerità sessuale, quindi insomma non. Ma tu sei matta? Ma al contrario devi fare. Devi fare il contrario, amica mia. Agli uomini piace sempre di più il vintage, invece tu vai al contrario. Ma tanto, che senti? Ma infatti non sono depilata. Ma tanto poi la figa. Ma tanto poi la figa non la dai, per cui è inutile. Appunto, infatti, per cui che cosa cazzo ti devi infatti fare? Non mi depilo. Allora che ti devi non fare? Mi depilo. Non mi depilo. I sex toys li utilizzi? No, i sex toys. No. E meno, lo sai che ci sono pure quelli vegani, no? Ci sono i vibratori vegani. Esistono i vibratori vegani. Allora no. Ragazzi, abbiamo finito. Ma io non ho bisogno di fare sesso. Che c'era, Francesco, provincia? Non è perché non hai bisogno di fare sesso. Perché no, ti ho detto. Perché godi con te stesso. Ho bisogno dell'amore. Non hai bisogno di fare sesso, non ti masturbi mai. No. Cioè, non ti fai mai un ditalino? No. Non ti sgrilletti mai? Mamma mia. Pensando a, che ne so, a piselli pazzeschi, film porno. Non ho mai visto un film porno in vita tua. Mamma mia. No, mi fanno un po' schifo, devo ti fanno schifo? Sì. La prostituzione non la vorresti legalizzata? No. A quello possono fare come gli pare, non mi interessa. Però a me non piace, mi fa schifo. Scusa, schifo, ma ginnastica, schifo. Dai. Anche abbastanza. Roba pazzesca, che personaggio, ragazzi. Italiani! Italiani!